She a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I could never be you. Because I head tall like I'm on my tiptoes. Baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money at? Look, I just need the info. Pronto, I go and get it and split it with my kinfolk daily. And I'm the type of I might change my number on ya. Yeah, that's how you react when people took a slumber on ya. Pretty brown skin, baby, I can see the summer on ya. You see all the bread and I know it make you wonder. Don't ya, don't ya, don't ya. Ooh, I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb at all. At the top, I found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the mood. Yeah, I worked too hard for it. No, I need it. Bro, you mess up the mood. Yeah, ooh, I work too hard for it. And I need it, so please don't mess up the mood. Don't mess up the mood. Don't mess up the mood. Yeah, I work too hard for it. Yeah, don't mess up the mood. Oh, it's so crucial, I gotta keep it. It's in the ass everywhere. No, it's not a secret. And I bet they didn't think that I'd ever. Dopo 5 discese facciamo una piccola pausa, andiamo a mangiare. Eros sistema un po' le mie sospensioni perché abbiamo notato un paio di cose che sono da cambiare riguardo specialmente all'ammortizzatore. Ieri abbiamo fatto un setting nuovo, un po' più duro rispetto a quello che usavo l'anno scorso e che avevo prima sulla Intense, e quindi oggi l'abbiamo provato, ma secondo me è un po' troppo sostenuto. Preferisco quindi ammorbidire un po' di idraulica, non andare su una molla più morbida perché come sag ci siamo. E poi vedremo come va e passeremo un po' la forcella, faremo un paio di prove cambiando qualcosa all'interno e vediamo come va. Allora, per essere un po' più chiari, principalmente avevo sulla Intense l'ammortizzatore che avevo l'anno scorso sulla Nukeproof e andava molto bene, copiava davvero tutto, però facevo spesso dei fondocorsa e anche quando entravo nelle sponde non potevo caricare al 110% perché l'ammortizzatore andava a fondo corsa e questa cosa mi disturbava molto. Allora ieri sono stato in Andreani e ho fatto preparare un ammortizzatore diciamo un 30-40% più sostenuto, con anche un tampone di fine corsa più sostenuto. Oggi dopo un po' di giro, un po' di setting, ho visto che ha delle potenzialità, però per esempio su questo tipo di pista che è abbastanza ripida è un po' troppo sostenuto, quindi ora torniamo un filino indietro, non come quello che avevo prima, e faremo altri test. Nuovo giro, nuova corsa, attenzione!
Madonna! Altro giro, altra corsa, dicevo. Questa volta l'ammortizzatore va un gran bene. Siamo arrivati a un setting che secondo me è l'ideale per quello che sentivo io. E ora è iniziato a piovere un po' più forte, quindi la pista è un po' cambiata. Però abbiamo già fatto un giro con una nuova forcella. Adesso facciamo un'ulteriore modifica alla nuova DH38 Mark I. Salto temporale, si è passata una settimana, anche due, cambio location, siamo a finale Ligure. Non ho fatto una conclusione quando ero a Talamello perché aveva grandinato ed eravamo un po' tutti zuppi e stanchi. Però i test sono andati bene, come ho detto li ho continuati qua a finale Ligure. La forcella nuova, la DH38 Mark I, è bellissima. È diversa dalla precedente versione, sia di idraulica che di aria, però già l'anno scorso avevamo fatto delle modifiche insieme ad Andreani alla vecchia versione e devo dire che questa Mark I è molto simile a quello che avevamo raggiunto insieme ai tecnici di Andreani, quindi super soddisfatto. Gli unici cambiamenti che ho fatto sono alle basse velocità, in quanto l'ho aperta un po' e per copiare meglio tutte le piccole asperità, magari quando la forcella è già compressa e prende una radice, io voglio che quella radice la assorba bene, così non mi scappa davanti o cose del genere. Direi che il risultato è stato raggiunto. Dietro nell'ammortizzatore, un ammortizzatore già collaudato da diversi anni, al top della sua performance, l'ho semplicemente indurito un po' di idraulica sia alle basse che alle alte, così da farlo un po' più sostenuto e non dover usare una molla più dura che mi farebbe un sag più alto. Come sag più o meno siamo intorno al 25-26%, che per una DH direi che è ottimo. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se volete altri video sulle sospensioni e ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale. Ciao!